Come si evangelizza oggi? I tempi sono cambiati, la tecnologia stessa è cambiata e sono tantissimi i canali su YouTube o tanti messaggi nei social dove si evangelizza. Sono sempre più numerose le persone che si affidano a questi mezzi moderni di comunicazione sociale, per spiegare la parola, per portare il messaggio del Vangelo. Fra tanti canali, volutamente ne abbiamo scelto uno in particolare, Cristiani Today. Abbiamo con noi l'ideatrice e la conduttrice Rita Sberna. Rita, benvenuta a TG7 Basilicata. Grazie Angela, per questo invito e un saluto a tutti voi. Grazie intanto per aver accettato l'invito perché so che tu sei molto 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 impegnata e poi spiegheremo quello che fai. Sì. Rita, prima di cominciare un po', di spiegare un po' quello che è il tuo canale, la tua attività bellissima, ritengo, di evangelizzazione, io voglio conoscerti e voglio farti conoscere, voglio farti raccontare. Oggi sei tu dall'altra parte. Senti, la tua storia è molto bella perché tu mi hai raccontato una storia non di conversione perché tu sei sempre stata credente fin da piccola, no? Però poi la tua fede si è trasformata, è cambiata. Posso dire, posso andare oltre, è stata toccata e benedetta la tua vita dal Signore e da Maria. Tu sei profondamente mariana, tu sei innamorata di Maria e la racconti nella tua attività e nella tua vita. Tu hai detto sì a un certo punto della tua vita al Signore. Raccontaci questa tua storia. Mi viene da commuovermi quando dici che sono profondamente mariana, perché se mi rivedo anni addietro, quando frequentavo le superiori, io la Madonna non la consideravo proprio, non la reputavo nemmeno una mamma, perché io dico la mia mamma terrena, quindi perché devo chiamare mamma questa figura. E mi sono innamorata di lei prima. Grazie alle pagine di un libro scritto da Suor Emmanuelle Maliard, una suora che si trova a Medjugorje, che gestisce una comunità, che ha creato una comunità. Mi sono innamorata prima del Santo Rosario, di questa preghiera che comunemente si associa alle vecchiette, ma non è così. E poi mi sono iniziata a innamorare di Maria tramite questo luogo misterioso chiamato Medjugorje, quindi parliamo del 2005, quindi tantissimi anni fa, questo discorso, questo mio incontro con Maria. Poi effettivamente andando a Medjugorje, perché la chiamata a Medjugorje è appunto una chiamata, è come se Maria ti chiamasse al telefono e ti dice vieni a trovarmi. E nel 2009 lì ho fatto veramente esperienza di Maria, della preghiera del rosario e ho riscoperto i sacramenti. Mi piace dire che ho riscoperto i sacramenti perché prima i sacramenti li frequentavo ma all'acqua di rose, nel senso che per me era tutta un'usanza. La comunione, la confessione, l'ostia per me era simbolica, non era Cristo. Poi lì mi sono accorta che veramente l'ostia è Gesù Cristo, un incontro vivo e vero con il corpo e il sangue di Gesù. Ecco, ma cosa è avvenuto proprio nel tuo cuore in quel momento? Che cosa hai provato? Cosa hai sentito? Ho sentito una mamma in carne, l'ho sentita, l'ho percepita veramente nel cuore e ho capito che veramente lei da tanti anni mi stava aspettando e che anche io in qualche modo dovevo mettere a disposizione la mia vita per farla conoscere, così come l'ho conosciuta io tramite un libro. Poi a un certo punto tu, diciamo, avevi attraversato un momento un po' di crisi, no? Per motivi personali, e chiedi un segno. Sì, diciamo che momento difficile è stato sia sull'ambito lavorativo, perché mi ero appena diplomata, avevo aperto un negozio, sull'ambito anche personale, sentimentale, e poi diciamo che la Madonna mi è venuta in aiuto, per diversi anni, ecco, c'è stato questo lieto fine, possiamo dire, poi
Che bel No, lieto fine. non entro, no, diciamo che un lieto fine poi si è ripresentato con una nuova difficoltà e oggi posso dire che veramente è Io parlavo arrivato di oggi, il fine. Sì, quindi diciamo che la Madonna poi attraverso il rosario mi ha accompagnata ogni giorno e mi ha fatto riscoprire la bellezza, ma soprattutto la potenza di questa preghiera anche contro il male. E tu ti occupi anche di questo poi nel tuo canale, poi ne parleremo. E quindi così poi la gran bella notizia è che poi hai conosciuto tuo marito. Diciamo tu hai visto la risposta al segno che cercavi perché volevi la persona giusta, tu cercavi quella persona con la quale veramente tu potevi condividere la tua vita e poi il Signore ti ha benedetta con un bellissimo matrimonio e soprattutto con due bellissimi bambini. Sì, la famiglia è un dono di Dio, va custodita, va difesa, va coltivata per mezzo della fede, perché poi, ecco, vediamo tante famiglie distrutte, se non c'è Dio al centro, abbiamo visto, insomma, le conseguenze. Quindi hai detto bene, mi sento in un certo senso benedetta, perché è un grandissimo dono, anche una responsabilità, comunque fatta di fatiche, fatta di difficoltà, alti e bassi, però si va avanti sempre, ecco, stando attaccati a Dio, che poi è al centro, deve essere al centro della famiglia, perché altrimenti umanamente da soli non ce la facciamo ad andare avanti. Poi a un certo punto hai sentito, ecco, la necessità di cominciare a evangelizzare, cioè dovevi fare qualcosa, e quindi hai cominciato la tua attività. Cominci in radio. Sì, io comincio a Radio Amore, una radio del mio paese siciliano che all'epoca esisteva già da 25 anni, quindi una radio molto seguita. Ho iniziato a fare volontariato tramite una trasmissione chiamata all'epoca Testimonianze di Fede. Io una volta a settimana intervistavo persone comuni, ma anche personaggi famosi sul loro incontro, sulla loro fede, su una loro esperienza particolare. Questo è, parliamo del 2012. Dal 2012 a oggi non mi sono più fermata, anche se poi da Radio Amore sono passata a Radio Fra le Note di Don Roberto Fischer, che tra l'altro era una persona che io avevo intervistato, che all'epoca era un DJ nelle discoteche, poi è diventato un sacerdote. E poi da lì, con l'incontro con mio marito, ecco, abbiamo creato Cristiani Today, che è una realtà veramente a disposizione della Chiesa a 360 gradi. Infatti collaborano con Cristiani Today tanti sacerdoti, frati, suore, facciamo molte rubriche, ecco, che coinvolgono varie congregazioni. Tu Rita, tu veramente stai diventando, vedi com'è benedetta la tua vita e anche la tua attività, perché sono sicura che è stata voluta dal Signore, perché il Signore dà i talenti, no? E questo è un tuo talento, perché tu mi è piaciuta una cosa che mi hai detto in privato, hai detto Angela, per me non è un lavoro, è una missione. E tu hai circa 22.000 iscritti. E poi è un'associazione anche di Cristiani Today con circa 4.000 persone. Insomma, voglio dire, sei molto seguita, ma questo perché? Perché vuol dire che la gente ha bisogno di formarsi e che questa formazione poi la sta trovando soprattutto sui social e non soltanto tra le mura delle chiese. Sì, diciamo che adesso il modo di evangelizzare è anche cambiato, diciamo che riesci anche a arrivare nelle case delle persone, nel cuore delle persone anche tramite il digitale e non mi sembra poco, soprattutto in un periodo in cui siamo stati chiusi in casa per la pandemia. Ormai è diventato anche il modo di evangelizzare, della nuova evangelizzazione, fa parte anche questo qui. Diciamo che, ecco, il fatto che ci sono tanti iscritti è perché proprio le persone hanno bisogno di sentir parlare di Dio, hanno bisogno proprio della speranza, della parola di coraggio, della parola amore, ma non l'amore inteso terreno, ma l'amore con la maiuscola. E quindi credo che seguano questo tipo di trasmissioni, di dirette, proprio per un bisogno che parte dallo spirito.
tu incontri tantissime persone, incontri sacerdoti, fate ecco delle catechesi, della formazione, però incontri anche tantissime persone, diciamo comuni, raccogli testimonianze di fede, testimonianze di conversioni, Rita, importanti, di persone che non avevano fede, erano lontani da Dio, lontani dalla Chiesa. E ti occupi anche di argomenti importantissimi, poi ne parleremo anche di esorcismi. Sì. Sì, Quindi tu incontri veramente l'umanità delle persone. diciamo che Christiani Today, o meglio Dio tramite Christiani Today, mi ha dato questa opportunità che per me è una grazia, il fatto di potermi rapportare e conoscere tante storie, tante personalità, tanti temperamenti, dall'ex tossicodipendente all'ex spacciatore, all'ex adepto di una setta. E quindi capisci veramente come Dio agisce nel cuore di quella persona, come la sua storia può essere veramente d'aiuto a tante, tante persone. E ogni storia mi trasmette e mi insegna veramente tantissimo. E io veramente dico grazie a questa missione, perché hai detto bene, per me è una missione prima di diventare un lavoro successivamente negli anni, per me in primis è una missione, perché il lavoro lo fai, ma non è detto che ti piace. Io questa missione proprio la amo, l'abbraccio a 360 gradi. Si vede. Rita, tu sei anche una scrittrice e mi complimento con te perché sei giovanissima e tu già hai all'attivo tre pubblicazioni, tre libri. Sì. Dove si vede, ecco, dove emerge, come dicevo prima, la tua devozione mariana, perché tu hai scritto un libro su Medjugorje, l'amore di Maria, il coraggio di aver fede, ecco, poi mi devi dire qualcosa su questo, Sì, perché, ve anzi, te lo chiedo li adesso. faccio anzi vedere. Questo è Ecco, Medjugorje, l'amore di Maria. grazie. Avevo 20 anni qui nella copertina del libro, Sì. Hai una scritto bambina, mi sa. 20 anni, quando l'hai scritto Sì, questo libro? Complimenti. questo primo libro l'ho scritto a 20 anni, quando avevo 20 anni, oggi ne ho 33, quindi lo dico apertamente. Beh, Poi quella è c'è. un'età in cui, diciamo la verità, forse è difficile avere una grande formazione spirituale, Ed no? è stata proprio l'età in cui ho riscoperto la fede, ecco, quando ho fatto il primo pellegrinaggio. Certo, possiamo dire che Mentre. il primo libro è proprio, rappresenta il sigillo un po' del tuo Sì. cambiamento nella vita, vero? Questo invece è il coraggio di aver fede. Sono praticamente 12 testimonianze di fede che io ho raccolto negli anni e ne ho fatto fuori un libro. Ogni storia, diciamo, tratta un tema. Come dicevo prima, ex tossicodipendente, una persona che diciamo, è stata salvata da un rito voodoo. Poi abbiamo un'attrice che prima spacciava droga, poi ha avuto questo incontro con Gesù in carcere. Insomma, tantissime storie. Abbiamo anche l'incontro di Albano, di Franco con figure importanti come Madre Teresa di Calcutta, Natuzza Evolo, eccetera. E Quindi poi storia di fede, sì. l'ultimo è questo qui, Inferno, la tragica scelta, edizioni Segno, dove si parla del male a 360 gradi, ecco, partendo dal Vangelo, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, le apparizioni mariane, dove la Madonna ha parlato dell'esistenza del demonio, nelle varie apparizioni, l'esperienza dei santi che sono stati fisicamente all'inferno, fino ad arrivare poi alle storie delle persone che hanno avuto un contatto col maligno tramite malefici, possessioni, storie insomma particolari. E poi c'è anche l'intervista con Padre Amort all'interno. Allora, Rita, volevo trattare proprio con te questo argomento che ritengo sia molto, molto, molto delicato. E aggiungo, Rita, non so se tu sei d'accordo, sicuramente sì, perché se ne parli vuol dire che c'è un motivo, una ragione. È un argomento di cui si parla poco. Nella stessa Chiesa ritengo che non se ne parli abbastanza. Che spesso venga sottovalutato, ma sì, ma tanto sono cose popolari, sono cose di folklore, sono cose. Invece purtroppo non è così, perché quando si verificano certe cose ci sono persone che soffrono tanto loro e le loro famiglie, e tante volte vengono lasciate da sole. E invece bisogna intervenire. Tante diocesi non hanno esorcisti, o dove ci sono pochi.
E quindi c'è bisogno di questo. Tu hai intervistato diverse volte Padre Amort e ti sei fatto una esperienza anche su questo, tanto che poi hai continuato a parlare della questione dell'esorcismo, tanto da fare un libro, Inferno, la tragica scelta, e poi continui anche a fare degli incontri con un sacerdote esorcista, Don Antonio Mattatelli, che è anche lucano e che salutiamo, molto molto gentile, disponibile, dalle grandi capacità anche comunicative di spiegare questo argomento. Sì, esatto, hai detto bene, se ne parla poco nella Chiesa e quel poco che se ne parla, mi permetto di dire con molta umiltà, se ne parla pure male. Quindi l'obiettivo anche di questo libro è di far capire alle persone che il male esiste e bisogna conoscere come agisce per poterlo combattere, quindi per potersi difendere. Chiaramente leggevo stamattina anche nel commento del Messalino, che il diavolo è come un leone ruggente, è vero, ma è anche come un cane che sta al guinzaglio, attaccato, cioè se tu non ti avvicini non ti può mordere, il problema è se ti avvicini troppo allora può anche morderti, quindi non bisogna dare occasione al diavolo, ecco, di farsi mordere, e per non farsi mordere bisogna conoscerlo e quindi bisogna combatterlo con le armi della preghiera, che poi sono le cinque armi che la Madonna chiede a Medjugorje: digiuno, preghiera, confessione, Eucaristia e Bibbia. Scusate. Guarda, non ti preoccupare, questa è invece la realtà, ecco, della vita quotidiana, Rita, ed è bellissimo perché fa capire, ecco, che tu sei una moglie, sei una madre, che c'è quel bellissimo angioletto che comunque vuole stare con te, con sua madre, e questo vogliamo raccontare. Guarda che bello, il Lo Signore, prendo, così certo, è magari tutto benissimo. sta buono. Perché così sta buono, sta tranquillo e sto anche io più tranquilla perché so che è vicino a te, perché forse si sentiva da solo. Sì, quindi queste cinque armi che la Madonna tanto raccomanda a Medjugorje sono la nostra protezione, la nostra corazza per poter, insomma, combattere questo nemico delle anime che fino all'ultimo giorno della nostra vita terrena non ci darà tregua. Quindi dobbiamo, ecco, essere pronti ed essere bravi insieme a Dio di non lasciarci vincere da questo nemico. Rita, quanto è importante l'affidamento e la protezione di Maria in questi problemi? È la prima cosa che non deve mancare, perché ricordiamoci che la Madonna è la donna che schiaccerà la testa al serpente maligno, quindi la nemica numero uno del demonio. Per cui chi è consacrato alla Madonna comunque ha una protezione maggiore rispetto a chi magari non ha fatto questa consacrazione. Questo lo dobbiamo dire, perché essere consacrati alla Madonna è proprio un sigillo, un essere protetti ancora di più da Maria. Non che la Madonna non protegga gli altri, attenzione. Però la consacrazione è un qualcosa che impedisce il demonio ancora di più di far del male. Tant'è che tu nel tuo canale ti occupi di tante cose, di tanti argomenti e spezzi la parola, no? Presenti la parola, però voglio portare all'attenzione di chi ci ascolta un aspetto in particolare del tuo canale, una rubrica, diciamo. Sono tutte interessanti, chi andrà a guardare se ne renderà conto, però si fa una catechesi bellissima nella rubrica Contemplando Maria, perché tu lì proponi i messaggi di Maria, Regina della Pace. È devo dire, un bravissimo sacerdote, spezza quel messaggio, il significato, poi dal punto di vista teologico. Sì, allora intanto ringrazio Don Renzo Lavatori, che lui è il sacerdote proprio addetto protagonista di questa rubrica. Lui ha scritto un libro per le edizioni Sant'Antonio, Medjugorje, il cantico dell'amore. I messaggi vengono estratti dal suo libro. Praticamente lui ha raggruppato i messaggi che vanno dal 2015 al 2019.
Attualmente stiamo commentando teologicamente i messaggi del 2016. Abbiamo iniziato proprio questa rubrica, la prima puntata è stata l'8 settembre 2021, in occasione della Natività di Maria, e attualmente stiamo continuando tutti i venerdì nel canale YouTube alle 8 di mattina a commentare questi messaggi. Proprio è un omaggio ai 40 anni di apparizioni della Madonna a Medjugorje. Ed è bellissimo perché, a parte che sono veramente di alta teologia i messaggi, se vengono poi analizzati parola per parola e commentati, non mi aspettavo tutto questo seguito di questa rubrica, sinceramente, perché la rubrica continuativa comunque ha un certo impegno, settimana per settimana, e abbiamo molti feedback di molte persone che comunque ne traggono abbastanza benefici nell'ascoltare questi commenti perché riescono ad entrare ancora di più nella profondità dei messaggi, perché poi la Madonna cos'è che chiede a Medjugorje? Dice sì, ok, ascoltate i miei messaggi, ma dovete metterli in pratica, un po' come il Vangelo, lo leggiamo, ma dovremmo metterlo in pratica. Certo. Quali sono i tuoi programmi futuri per far crescere il canale? Ma quando dico far crescere, naturalmente tu sai che io mi riferisco non ai numeri, perché io ho capito che a te non interessa il successo. I numeri, anche se sono importanti, perché quei numeri rappresentano chi è che vuole sfamarsi delle catechesi, no? Sì. Però ecco, per far crescerlo dal punto di vista del messaggio, quindi che cosa intendi ancora realizzare col tuo canale? Allora, dopo Pasqua partiranno due rubriche nuove. La prima in collaborazione con i frati passionisti del convento di Moricone qui nel Lazio. Infatti, la rubrica si intitolerà Un cuore in Sabina. Parleremo della realtà dei passionisti, del beato che è appunto sepolto in questo convento di Moricone. E poi parleremo anche della realtà di Tendopoli, una realtà che diciamo abbraccia i giovani. Sempre con questi frati passionisti sarà una rubrica settimanale. E poi con un frate francescano, Frattonino Arena, che collabora con noi ormai da diversi anni, partirà una rubrica 2 volte al mese sulla conoscenza del dono della Divina Volontà di Luisa Picarreta. Attualmente è già partita una rubrica nuova, nuovissima da qualche settimana, Parole che curano, sempre con un altro frate francescano, frate Stefano Sarro, dove ci sono degli estratti delle fonti francescane e lui fa dei commenti che poi vanno a toccare anche situazioni spirituali attuali. Senti Rita, intanto quando pensi di tornare a Medjugorje? Io non vado a Medjugorje dal 2017, ci siamo stati l'ultima volta con mio marito quando ancora non avevamo figli. Spero di ritornare più presto con Riorganizzare un i due pochettino, bambini. cioè, sarebbe ancora più bello. Sì, Senti, sì. Rita, cosa senti di dire a chi ha qualche dubbio su quel luogo? A te la vita è cambiata, insomma, andando lì, e poi ci sono tante testimonianze di conversione e quant'altro. A chi Io mi dubita? sento di dire di non giudicare per sentito dire, per dire qualcosa su Medjugorje bisogna farne esperienza personale, perché la mia esperienza può essere diversa dalla tua, la tua è diversa da quella di qualcun altro. Quindi per poter parlare di Medjugorje bisogna fare esperienza con la propria vita. Quindi andate a Medjugorje e poi magari ci sapete dire. E invece cosa senti di dire ai giovani? Dicevamo prima che i giovani purtroppo si allontanano spesso dalla Chiesa, non riescono a trovare il loro posto, perdono la fede, anche se poi a un certo punto della vita, come hai detto tu, dalle tante testimonianze che hai raccolto, poi questa vita a un certo punto cambia quando il Signore irrompe in quella vita. Dai un tuo messaggio ai giovani, perché viene da una giovane.
Ma io dico ai giovani di non lasciarsi troppo influenzare dal negativo. A volte, diciamo che, a volte va più rumore, diciamo, una cosa negativa che succede all'interno della chiesa, che tanti messaggi positivi, situazioni anche missionarie, che avvengono sempre all'interno della chiesa. Quindi io direi non ascoltate le cose negative e non, fatevi bloccare da questo, ma fate esperienza pure voi delle cose belle che succedono all'interno della chiesa. Magari cercate la vostra dimensione, un sacerdote che vi attira, che vi piace, e poi piano piano entrerete anche in questa realtà della chiesa, che non è soltanto negativo, la chiesa non è fatta solo da preti che sbagliano, siamo tutti umani, è fatta anche da preti che comunque ci mettono la faccia, rischiano ogni giorno la vita proprio per portare il messaggio di Cristo. Rita, io vorrei continuare a parlare con te di tante cose, però veramente avremo occasione, se vuoi, di continuare la nostra conversazione, anche perché tu continuerai la tua attività, come ci hai detto, sui diversi programmi. È soltanto un accenno, un'altra domanda, perché ci tengo a farla a te, perché sei, non solo per la tua sensibilità, per il tuo spessore spirituale che ci hai raccontato, ma per l'attività che fai. Maria Regina della Pace, in questo momento difficilissimo, in questo momento di guerra, di distruzione e di morte, Maria, forse, sicuramente, è l'unica chiave per portare la pace. Maria, sarà il mezzo per portare la pace, perché non dimentichiamoci che siamo in attesa del trionfo del cuore immacolato di Maria. E prima di questo trionfo dobbiamo prepararci a un tempo di grande sofferenza, perché non si arriverà al trionfo così in carrozza, ma si arriverà al trionfo con grande sofferenza. Però per veramente vivere anni di pace bisogna per forza attraversare lei, bisogna per forza invocare lei, che non a caso a Medjugorje si è presentata come regina della pace. Rita, grazie per il tuo tempo, per averci aperto il cuore, perché questo hai fatto oggi, perché ci hai fatto entrare, ecco, nella tua casa, che vediamo alle tue spalle hai una bellissima immagine della Madonna di Medjugorje, per farci per averci aperto la tua quotidianità. Ti abbiamo vista col tuo bellissimo bambino. E perché ti sei raccontata? Ecco, sicuramente, se sei d'accordo, avremo modo di seguirti e di Grazie. incontrarci per parlare un po' di, non voglio dire la tua attività soltanto, ma per continuare ad ammirare le meraviglie che sta facendo il Signore Maria nella tua vita e in questo canale che è un suo strumento. Sicuramente sì, sono d'accordo, è un suo strumento. E tu sei un suo strumento e di questo ti ringrazio personalmente per quello che fai e perché ci metti la faccia, come hai detto prima quando parlavi dei sacerdoti. Sì, grazie per questa bellissima intervista. Rita, grazie a te e ti auguro ogni bene. Grazie. Grazie.